Ciao a tutti, in questa nuova puntata di Storie del Mondo GIS volevo parlarvi di una cosa molto importante, che è la differenza tra accuratezza e precisione, che sono due concetti spesso confusi, ma in realtà che sono distinti nel campo dell'ingegneria. Cominciamo con la precisione. Che cos'è la precisione? Spesso viene confusa proprio con l'accuratezza, ma la precisione è il numero di cifre significative con cui può essere espressa una misura. Che cosa vuol dire? Facciamo un esempio molto banale. Prendiamo una bilancia. Voi pesate un oggetto su una bilancia e vi viene fuori un numero che, in funzione della bilancia, avrà un certo numero di cifre. Se per esempio prendiamo una bilancia pesa persone e appoggiamo un oggetto che pesa, che so, 750 grammi, è probabile che la lettura della pesa persone, in funzione di quello che può fare il dispositivo, sarà o 0 o 1 o 0,7, in funzione di come è fatto il dispositivo. Se lo stesso peso, quindi 750 grammi, lo poggiamo su una bilancia da cucina, otterremo probabilmente 0,75 o addirittura proprio 750 grammi. Non vado a vedere se la misura è esatta o meno in questo momento. Se prendo una bilancia da laboratorio, questa precisione sarà ancora maggiore, nel senso che il numero di cifre mostrate sul display sarà ancora maggiore. Che cosa vuol dire questo? Che la precisione mi dice come posso misurare una cosa, cioè se io voglio misurare, che so, i millimetri con, anzi, dei micron usando un metro da falegname o da sarto, questo mi è fondamentalmente impossibile perché il numero di cifre significative dello strumento non è abbastanza per, la misura che serve a me. Pensate, ad esempio, a un foglio a quadretti. Ne esistono di varie misure. Supponiamo che ci siano i quadretti da un centimetro e allora io ogni cosa che misurerò dovrò andarla a posizionare nello spazio, nel caso del GIS ovviamente, in 2D e posso mettere dei valori solo all'incrocio dei quadretti, quindi nei vertici dei quadri. Se invece prendo un quaderno da 5 mm per lato dei quadretti, ovviamente potrò andare ad aggiungere un punto anche in mezzo. Se vado a addensare ulteriormente i quadretti, quindi magari scegliendo quelli da 3 mm, ecco che allora posso andare ad aggiungere misure ancora più precise perché ho a disposizione una griglia regolare più densa. Nel campo del GIS, questo è esattamente quello che si chiama precisione, cioè io posso esprimere una misura con un certo numero di cifre, ad esempio al centimetro o al metro o al decimetro, in funzione dello strumento che sto utilizzando. L'accuratezza invece è un'altra cosa. L'accuratezza è quanto sbaglio la misura rispetto alla misura reale. Cioè, io posso tranquillamente avere una precisione al millimetro, ma se uso le spanne, quindi faccio una misura più o meno ad occhio, non otterrò mai un valore corrispondente alla realtà. È spesso il caso, infatti, di alcuni file che vengono consegnati con tantissime cifre decimali, però in realtà la misura viene fatta al centimetro, nel caso migliore, dipende dallo strumento che si usa. In genere, la precisione è nell'intorno dei 10 centimetri quando si utilizzano degli strumenti RTK, quindi con correzione differenziale. Quindi è molto importante questa differenza. Io posso avere tantissime cifre decimali, ma questo non vuol dire che l'accuratezza, cioè l'errore dalla misura reale alla misura che io ho numerica, sia basso. Bisognerebbe andare a campionare questo errore che dipende dallo strumento e introdurre un certo grado di affidabilità con una deviazione standard, con una varianza del dato, insomma, è una cosa statistica. Per farvi un esempio di che cosa vuol dire in particolare la differenza, o meglio, la combinazione tra il concetto di precisione e il concetto di accuratezza, vorrei farvi vedere un piccolo disegno.
Allora, vedete questi cerchi, diciamo che questi target, questi bersagli, nel caso della la misura esatta è al centro del piccolo cerchio rosso. In caso di bassa accuratezza e bassa precisione, io ho i miei punti, le mie misure, che sono distribuite sul campione e ho bassa precisione perché le misure con cui vengono espresse sono, diciamo, ben distribuite. Quando invece ho bassa accuratezza ma alta precisione, cioè un grande numero di cifre decimali, ma le misure sono ripiene di, diciamo, sono piene di errore, quindi hanno un errore molto ampio, vedete che c'è un clustering delle misure tutte spostate verso un certo punto, perché le misure sono espresse con molti numeri, però la deviazione rispetto alla misura reale è notevole. Quando ho alta accuratezza e bassa precisione, mi ottengo invece la figura in basso a sinistra, cioè ho le misure che sono più o meno nell'intorno del valore reale, ma il mio strumento non mi consente di averle con il numero di cifre significative adeguato. Quando ho alta accuratezza, alta precisione, invece succede che le misure sono tutte nel target. Ovviamente esiste un'accuratezza che è dovuta a una serie di fattori: l'accuratezza dello strumento, ma anche l'accuratezza del metodo di misura, perché alcuni metodi sono più accurati degli altri. Quindi fate bene attenzione quando utilizzate il termine precisione e quando il termine accuratezza, perché nonostante nel gergo comune siano intercambiabili, dal punto di vista del dato geospaziale e comunque delle misure in generale, non è vero, sono due cose ben distinte. Spero che questo breve video vi sia piaciuto, mettete like, seguite il canale e aggiungete pure qualche commento se vi va. Vi ringrazio e alla prossima.